Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi il secondo episodio della carriera allenatore con il Chievo Verona. Siamo qui dove siamo lasciati, però ho fatto altre offerte, ho seguito tanti vostri commenti, me ne avete consigliati tantissimi, ne ho aggiunto altri che già avevo in mente di prendere e innanzitutto volevo ringraziarvi per il grande supporto che mi stai dando, mi stai dicendo continua questa serie, bella, non la interrompere, vai qua, fai questo, fai quello, consigli dovunque. Intanto vi ringrazio tantissimo per il supporto e volevo un attimo rispondere a un ragazzo che mi aveva chiesto di rendere la carriera più realistica, ovvero magari promuovendo le squadre neopromosse, togliendo le retrocesse, cambiando le rose. Personalmente ti dico solo una cosa: per quanto so io, sì, è possibile, ma a partire dalle rose base. Quindi comunque è vero che avrei potuto mettere la serie in un certo modo, però magari poi avrei questo sarebbe significato overall bassi di inizio stagione, giocatori in squadre dove non ci sono più. Quindi dato che comunque è una cosa abbastanza breve che finisce tra pochi giorni, allora ho detto, ecco, lasciamola così e sti cazzi, insomma. Allora, io sto andando a smettere un attimo a posto la formazione. Voglio provarla così con Bizzarri, Cacciatore, Gamberini e Denelli centrali, Mattiello a sinistra, Izco, Mediano, ci ho ripensato, ma in questo episodio penso ne compriremo un altro, Zielinski, il nuovo acquisto a destra, Castro a sinistra, Mpoku, trequartista, Belotti e Meggiorini. Andiamo a giocare col Boavista, piove pure, perfetto, col Boavista e cosa volevo dirvi? Gioco a campione, non gioco a campione perché voglio vincere, ma perché sono scarso, cioè nel senso, gioco poco contro il bot, ho fatto un paio di carriere solamente, quindi comunque capite bene che non è che sono chissà quanto bravo e quindi diciamo anche a campione avrò le mie difficoltà. Certo, per chi gioca a leggenda campione lo vedrà come una cosa facile, però vi assicuro che per me no. Ok, ho anche sistemato un attimo le tattiche e possiamo andare subito a giocare. Non è che mi interessi poi troppo della squadra avversaria e quindi cominciamo con Chievo Verona, Boavista. Pressing, ecco, infatti proprio adesso Zielinski recupera subito palla, poi controlla il discorso. Serve Mpoku centralmente, dentro la palla di Mpoku è sbagliata, però Zielinski recupera. Zielinski appoggia ancora per Mpoku che la tiene. Appoggia dietro, Mattiello chiede l'1-2 con Belotti, Mattiello prova a partire, Belotti lo serve, va in mezzo, un po' qua, fa già Castro, mica! Va profondo, Gamberini prova ad andare su di lui ma non riesce a tenerlo, cross in mezzo ma c'è Mattiello che recupera, allora un po' qui, va dietro per Zielinski e scatta, ancora servito un po' qui, siamo 3 contro 5, un po' qui, si sta allargando Belotti, ancora un po' qui, appoggia a Izco, quindi Belotti che si è allargato forse un po' troppo sulla fascia, prova a rientrare il Gallo, Belotti con la palla non riesce a superare l'ultimo difensore, peccato. Cacciatore recupera palla, Zielinski, palla per Mpoku, Mpoku a spazio, prova il tiro! Bello, attenzione. Un tiro così da... è stata deviata, forse questa andava in porta. Castro prova a metterla in mezzo per Mpoku che appoggia fuori, Perisco che prova la bomba! Che cazzo ho preso mica! Questo Chievo comunque ci piace, stiamo giocando bene. Castro la mette di nuovo in mezzo, la palla al centro, stavolta recupera il portiere. Zemanuel la mette fuori ma sbaglia, il Chievo è in totale controllo della partita sulla fascia. Appoggia per Belotti, si ripropone Castro, l'ha visto Belotti, Castro va fino in fondo, la mette in mezzo un po' Q! Il primo gol del Chievo, arriva proprio da lui, un po' Q, che ci sta convincendo. Forse potremmo far fare a lui il trequartista titolare, nella ripresa proviamo Birsa, ma per ora mi sta piacendo come gioca. Un po' Q, segna l'1-0, ottimo gol di testa, certo. Il Boavista non è una squadra chissà quanto forte, però ci stiamo divertendo. Però Carvaglio, palla profonda per Luisinho. Luisinho può scattare, c'è Cacciatore su di lui. Cacciatore lo tiene ottimamente. Luisinho deve appoggiarla dietro per Afonso, che la mette in mezzo. Gamberini sbaglia il disimpegno. Gamberini, la palla è lì. Bizzarri fa un miracolo. Allora, ci sono tre cambi. Entrano Pepe, Virs e Floro Flores, rispettivamente per Castro, un po' Q e Meggiorini. Provo Pepe mezzala, anche se Castro comunque mi ha convinto, ma giusto per vedere se tenerlo o se provare comunque, non lo so, qualcosa di diverso. Allora Mattiello, il Chievo ricomincia il secondo tempo come così come aveva chiuso il primo, ovvero pressando e andando
in attacco. Santos recupera Isco, purtroppo però non riesce a tenerla in campo. Però c'è un cambio forse nel Boavista, vediamo, entra Gabriel ed esce Carvalho. Palla messa in mezzo, Bizzarri esce coi pugni e serve Flora Flores in profondità. Flora Flores è un po' impacciato nel controllo, quindi serve cacciatore e scatta. Ancora la palla per Floro, vediamo se ci arriva, sì, ha tanto spazio davanti a sé, va Floro Flores, fino in fondo, una finta, mette palla in mezzo per Birsa che però è in fuorigioco, cazzarola, era anche un'ottima azione, probabilmente Belotti avrebbe segnato, sbaglia un po' il tempo del passaggio a Floro Flores, però come azioni e come schemi ci siamo. Lotta come un leone, madonna che difensore. Ancora Gamberini in progressione, siamo 4 contro 2, Zielinski, il contropiede del Chievo, Zielinski. Io l'ho premuto triangolo, perché non hai passato? Zielinski però attenzione, recupera ancora palla, non riesce. Attenzione al Boavista, palla in mezzo! Cosa ha fatto Bizzarri? Cosa cazzo ha fatto Bizzarri? Perché è uscito così? Ok, ho sbagliato io, però, cioè, cosa fai? Perché? La palla è... vabbè. 1-1. Scambio con cacciatore, palla dentro per Birsa. Dall'altra parte per Pepe. Va Pepe, supera il difensore. Serve Belotti nello spazio. È perfetto il passaggio. Il gallo. Belotti. Belotti! Spara sul portiere. Porca puttana, Belotti. Bizzarri può partire il contropiede del Chievo. Attenzione perché qui siamo 3 contro 2. Belotti. Sta partendo Floro Flores sul filo del fuorigioco. L'ha visto Belotti. Floro Flores. Floro Flores. Contro il portiere. Floro Flores. Fino in fondo. Floro Flores. Io voglio piangere. Come si fa a sbagliare un gol del genere? La mette in mezzo Birsa, la palla è per Zielinski. Quest'altro stronzo, che miracolo che ha fatto. Birsa, palla in mezzo, ci arriva Dainelli. Traversa, non ci credo. La palla è di Gamberini. Assurdo quello che sta succedendo. Mi sono appena accorto che ho fatto una stronzata. Siamo direttamente ai rigori e quindi ci giochiamo la coppa ai rigori col Boavista. Partiamo noi con Simone Pepe. Parte Pepe! Porca puttana! Beh, Luisinho, vediamo cosa fa. Luisinho, secondo me la butta di qua. Palo incredibile, che culo! Birsa, rigorista in realtà del Chievo, la butto sempre di là. Che culo che ho avuto anch'io, perfetto. Siamo 1-0 per ora. Ruben Ribeiro. Questo va il pallonetto, sicuro. Floro Flores, noi andiamo sempre di là. Che rigore di Floro Flores, attenzione, 2-0, Chievo, Ucedo. Palo ancora, lo stesso rigore di prima. Belotti, Belotti che se segna abbiamo vinto, Belotti! Così, 3-0 rapido, ai rigori, rapido indolore. Il Chievo si porta a casa la Coppa Internazionale Europea. Contro il Boavista, niente di che, ma abbiamo giocato bene, abbiamo capito che Pepe può essere un ottimo centrocampista titolare, Zielinski è forte, Belotti pure, e che la coppia difensiva Dainelli-Gamberini ci può stare secondo me. Allora ragazzi, io come ho detto ho fatto delle offerte, non arriva niente, però ci danno altri 2 milioni e 2 e sono contenti perché abbiamo vinto appunto la coppa. Quindi io avanzerei un po'. Ci sono 6 mail. Allora, Liverpool offerta troppo bassa per Ivy. West Ham troppo bassa per Oxford. Ho chiesto Padoin perché me l'avete chiesto tutti. Ineacio 11 milioni. Renato Sanchez 14 milioni e mezzo. Allora, lasciando stare Renato Sanchez, io vorrei vedere se con la stessa formula di Belotti mi danno Ineacio. Perché secondo me potrebbe essere qualcosa di interessante per avere per un anno Belotti e Ineacio. Ora abbiamo Simone Padoin che, diciamo, come tutti sapete, può fare sia la mezzala sia il terzino. Quindi perché non dargli un giocatore che non usiamo, tipo Radovanovic? La Juve difficilmente vorrà Radovanovic, però, boh, chissà. Poi, per Oxford, avevamo offerto 600.000 più Miranda, ma dato che a questo punto abbiamo i soldi e abbiamo capito che i difensori ci stanno bene, io offro 1.200.000 senza giocatori, perché secondo me ci piace. E potrei provare una cosa azzardata, forse un po' troppo. Vediamo quanto vale Birsa.
Perché Birsa, come ho detto, non mi piace. Mi sa di. Tra l'altro non possiamo neanche venderlo, forse perché è appena arrivato. Perfetto, allora niente. E 3 milioni più Radovanovic a Liverpool non bastavano, gliene offriamo 4 così. Perché ID veramente veramente forte, mi farebbe molto piacere averlo. 5 mail. Allora, Paredes ho fatto, ho scelto di seguirlo, ma in realtà ho sbagliato. Borja Mayoral non ce lo danno per 1 milione. E io ancora non ho capito, quindi ditelo nei commenti se effettivamente quando fanno così vogliono di meno o vogliono di più. E proviamo a offrirgli Ninkovic, che comunque bene o male dovremmo essere pari anche di valore. Offerta rifiutata dal Bologna per Diawara perché è appena arrivato. Gli avevo offerto non ricordo cosa, ma ora vediamo. Quindi così proviamo, le proviamo tutte. E sì, Rashford 2 milioni non ce lo vogliono dare. Allora, io sapete che vi dico, provo a comprarlo a 2 milioni più Miranda. Attenzione, arriva scusate, Jedvai in prestito per 2 anni gratis. Jedvai è buono perché Jedvai può fare sia il terzino destro che il centrale. Arriva un giovane 19enne per 2 anni e quindi è ottimo. Abbiamo avuto un'offerta per Costa, che sinceramente non so chi sia, quindi te ne puoi andare. Offerta per il trasferimento per Seculin 7,75 dalla Ternana. Guarda, io voglio salire a 1 milione perché sono un po' uno stronzo. 1.075.000 euro, così. Che potremmo farci qualcosa. Io offerta troppo bassa per Padoin, non lo vogliono. E Paredes, che avevo offerto, è troppo prezioso per loro. Quindi, per Paredes, io proverei a offrire 4 milioni, perché comunque è un giocatore davvero davvero forte e secondo me ne vale la pena. Con lo Spezia, offerta citata dal West Ham, Oxford a 1 milione e 2, che guadagna pure poco il ragazzo, con un contratto di 4 anni, e Oxford va bene perché abbiamo un panchinaro in più e potremmo permetterci magari di scambiare un nostro giocatore. Ibe è troppo prezioso, quindi quando dicono questo è che vogliono più soldi, e a questo punto, dato che arrivano 2 difensori, possiamo provare a dare 4 milioni più spogli a Liverpool, che sono tanti, sì, però essenzialmente sti cazzi. Poi, qual era l'altra mail? Accettato anche Ineacio, prestito breve per 1 anno, arriva Kelechi Ineacio, stiamo il budget, quindi abbiamo un altro attaccante sempre per 1 anno, quindi la coppia di quest'anno sarà Belotti-Ineacio, che non è per niente male. Ok, ho fatto l'offerta a Real Madrid per Mayoral, prestito di 2 anni, a 0. E andiamo un po' avanti. Arrivano 4 mail. Allora, offerta troppo bassa per Padoin, bassa per Paredes, 7 milioni vogliono. E Rashford è troppo bassa perché non sono interessata alla contropartita ed è prezioso per loro. Quindi, invece di 2 milioni in Miranda, offro sempre 2 milioni in Radovanovic. Anche se non so perché lo United dovrebbe comprare Radovanovic. E Paredes vogliono 7 milioni. Noi arriviamo, lasciamo 4 e offriamo in cambio Spalletti, perché, come ho detto più volte, il difensore non ci serve. Mail. Allora, offerta di mercato per Frey e per Meggiorini. Attenzione, Frey 1.3 milioni, Meggiorini 3.4, Meggiorini lo vorrei ancora tenere, però Frey per 2.3 milioni all'Empoli io lo do. Anzi, dato che l'Empoli vuole Frey, noi facciamo il trick, chiediamo Paredes, cioè soldi più Frey per Paredes. Intanto la Ternana ha offerto 8,75 per Seculin, che comunque è il secondo portiere. Sono soldi buoni e glielo possiamo dare. Poi, offerta per il prestito accettato, arriva Borja Mayoral a 0 per 2 anni. Ottimo, ottimo, ottimo. Altro attaccante molto buono, quindi in attacco siamo accettati. Accettato anche Ibe, 4 milioni più Spalletti. Ibe, grande, grande innesto. Attenzione, il Chievo sta prendendo forma, una squadra davvero, davvero forte. Non me l'aspettavo, ma lo stiamo facendo. Lo United ha accettato per Rashford. Abbiamo preso forse troppi attaccanti. 2 milioni più Radovanovic. Allora, non sono mai troppi gli attaccanti, perché dobbiamo fare anche la Coppa Italia, dobbiamo cambiarne molti. L'anno prossimo, se ci arriveremo, giocheremo anche in Europa. E quindi vanno bene gli attaccanti. Però ne stiamo prendendo un po' tanti, forse a discapito degli altri reparti, però comunque lo stiamo prendendo a poco, quindi va bene. Offerta per il trasferimento di Miranda troppo alta, te ne vai via. Allora, avanziamo, vediamo un attimo com'è la situazione dopo che arrivano tutti. Accettato Ibe, perfetto, accettato Paredes, 4 più Spalletti, però sinceramente sti cazzi di Frey, diciamoci, li rifacciamo. Vuole 40.000 il ragazzo,
contratto di 4 anni, giocatore chiave, quindi arriva anche Paredes. Quanti colpi ha questo Chievo? E ha accettato Aibi. Ha accettato Aibi, attenzione. Tra l'altro non so se abbiamo quei soldi per Paredes, però forse sì. E quindi arriva Aibi. Aspettiamo che arrivino Paredes e Rashford e poi vediamo un po' com'è la situazione. Ha accettato anche Oxford, perfetto. Accettiamo l'offerta. Stiamo... offerta per Miranda, che io vendo perché mi servono liquidi, anche se sono pochi. Se, ciao Miranda, non ci servi più. Nuovo giocatore in arrivo, arriva Oxford. Facciamo anche gli allenamenti, lasciamo sempre questi. Offerta il trasferimento per Frey, 1,5 milioni. Glielo diamo perché ci servono assolutamente i soldi, così possiamo comprare magari anche un altro. Tanto abbiamo preso Jedvai. E comunque non useremo terzino Frey. Arriva, no, Rashford contratto rifiutato perché vuole più soldi, lo stronzo. Gli offriamo 16.000, giocatore importante, contratto di 4 anni, vediamo un po'. Rashford offerta accettata, arriva anche Rashford. Giocatore venduto, quindi abbiamo sfoltito anche un po' la rosa. Ah, ho detto una stronzata, praticamente Spalletti l'abbiamo dato via, non mi ricordo per chi, e quindi ovviamente non è più nella nostra squadra e non possiamo fare altro. A questo punto proviamo a dare Ninkovic, anche se probabilmente l'avevo già fatto. Scendiamo a 3 milioni più Ninkovic, difficilmente accetteranno, però noi ci proviamo. Andiamo un attimo prima della partita con lo Spezia a vedere qual è la situazione, perché abbiamo davvero davvero comprato tanti giocatori. Allora, l'attacco titolare sarà Ineacio Belotti e dietro di loro ci sarà Jordan Aibi. Poi, cosa abbiamo? Jedvai, che facciamo, lo facciamo giocare titolare al posto di Cacciatore, con Gamberini e Cesar. Oxford ha una valutazione di 65, ma comunque lo teniamo come primo difensore, al posto magari di Dainelli. E Pepe giocherà titolare al posto di Castro. Allora ragazzi, cosa ho fatto? Ho messo a posto un po' la rosa e ho visto che tecnicamente a noi basterebbe prendere un terzino, quindi vediamo un po' chi arriva, anche perché in realtà Paredes, come ho detto, c'era il problema di Spalletti e in realtà dovremmo anche aver preso pure Mayoral, se non ricordo male. Sì, eccolo qui. Allora, perché come attaccante abbiamo Belotti, Ineacio, Mayoral e come titolari e Meggiorini e anche Rashford, quindi comunque sono 5, però magari Meggiorini lo lasciamo un po' fuori. Trequartisti abbiamo Aibi, Birsa e Mpoku, ma Birsa non è che ci punto troppo, magari lo proviamo a mezzala. Centrocampo abbiamo Pepe, Zieniski, Rigoni e in panchina abbiamo Izco, Pinzi, Birsa stesso, Mpoku stesso, quindi ce li abbiamo i nomi, ma forse potremmo anche provare un altro con uno scambio. In difesa Cesar, Gamberini, Oxford e Dainelli, secondo me ci può anche stare perché abbiamo anche venuto Spalletti. Terzini abbiamo Mattiello, Jedvai, Cacciatore, Gobbi, sono 4, non so, magari per Gobbi o per Cacciatore proviamo a prenderne qualcun altro. E in porta abbiamo Bizzarri e Bressan, certo un altro portiere ci servirebbe, però ora vediamo perché comunque non è facile prendere portieri. Quindi la squadra è questa, ci sarebbe la partita con lo Spezia che però io vado a simulare perché sinceramente poi diventa troppo lungo l'episodio. E vediamo come va, vinciamo 2-1, doppietta di Belotti e quindi siamo arrivati credo ai 16esimi e quindi niente, abbiamo praticamente raggiunto già l'obiettivo della Coppa. Premio torneo e 50.000 euro, wow, grazie. Inglese si è arrabbiato perché non gioca a titolare e quindi niente. Io con tutti questi grandi colpi, che andrei un attimo a riepilogare, chiuderei l'episodio. Allora, abbiamo acquistato oggi Jedvai, Ineacio, Aibi, Rashford, Mayoral e Oxford. Tanti tanti giovani, tanti buoni acquisti che sicuramente serviranno per la causa. E come abbiamo visto il Chievo gioca molto molto bene, abbiamo battuto il Boavista in finale e abbiamo preso abbiamo vinto il torneo. Niente, dobbiamo ora, ci aspetta la Serie A tra non so quanti giorni, andiamo a vedere un attimo.
il ritorno con lo Spezia prima di tutto, avevo sbagliato, però abbiamo già vinto, la partita con l'Empoli tra circa 20 giorni. Quindi nel prossimo episodio giocheremo con lo Spezia, con l'Empoli e con la Lazio. Puntiamo un ottimo campionato, puntiamo all'Europa, ecco, siamo già lì al quarto posto, va bene, ovviamente scherzo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo domani mattina o pomeriggio con un nuovo video. Qui è Alfred, alla prossima, ciao a tutti!